Buongiorno a tutti, ecco il mio yogurt. Grazie alla mia amica Giusy per avermi dato i bacilli. Adesso lo yogurt lo faccio in casa. Adesso vi faccio vedere. Per adesso estraggo lo yogurt e dopo vi faccio vedere i bacilli. Si tiene per un giorno intero e l'indomani si può mangiare. Ho preso una ciotola e un colino. Adesso vi faccio vedere lo yogurt e i bacilli. Ecco i nostri bacilli. E adesso giù c'è lo yogurt. Guardate lo yogurt, quanto è bellino! Questa è la consistenza dello yogurt fatto in casa, senza zuccheri aggiunto, naturale, senza conservanti, buonissimo. Adesso vi faccio vedere come sciacquare i bacilli. Allora, per prima cosa si lava il barattolo. E si tiene pronto. Si prendono i bacilli e si mettono sotto l'acqua e si sciacquano per levare tutti i residui di latte. Ecco i nostri belli bacilli, guardate. Poi li rimetto di nuovo nel barattolo e lo ricopro di nuovo di latte, lo ricopro. Ogni tanto la lingua si intreccia. Guardate quanto sono belli. E poi crescono ogni volta che gli mettete il latte. Adesso versiamo il latte e ricopriamo i nostri bacilli. Ecco fatto. Io metto il latte intero. Lo chiudiamo così. Adesso loro si nutrono. Questo diventerà yogurt e domani mattina facciamo di nuovo lo stesso procedimento. Adesso vado a mangiare lo yogurt, vi faccio vedere come lo mangio. Prendo del miele, metto mezzo cucchiaino di miele dentro. Io lo butto col dito. Wow! Perché così dopo faccio così. È così. Poi lo mescolo per bene. Ho messo il miele perché il yogurt fatto in casa è aspro e a me piace lo zucchero. Il miele sostituisce lo zucchero e non fa male. Poi dentro possiamo mettere anche la frutta se vogliamo, frullata oppure a pezzetti. E niente, adesso la mangio il mio yogurt. Buona giornata a tutti. Provateci anche voi a fare lo yogurt con i bacilli. Una buona giornata, a presto!